Sarebbero dovuti partire in questi giorni i lavori sulla Vestina a Montesilvano, un imponente cantiere da 3 milioni di euro fondi del PNRR per la riqualificazione di una delle più importanti arterie che collegano il centro rivierasco alle aree interne. Nuovi marciapiedi a raso e soprattutto una lunga pista ciclabile per un progetto già pronto da mesi, diviso in più lotti, che prevede tre aree di intervento: la prima dall'incrocio di Corso Umberto fino a Via di Vittorio, la seconda fino alla rotatoria di Via Togliatti e la terza fino al confine con Cappelle sul Tavo. Nessun operaio però oggi è al lavoro e questo in base a una valutazione specifica dell'amministrazione comunale che intende fare ancora alcune riflessioni su eventuali modifiche al progetto, come spiega l'assessore comunale alla viabilità Lino Ruggero. Ci teniamo a precisare che ad ogni modo i lavori, oltre alle dovute riflessioni che ovviamente facciamo quotidianamente anche per venire incontro alle esigenze di quelle che sono gli utenti che percorrono quella strada, però ci teniamo a precisare che questi tempi di attesa sono dovuti anche al fatto che abbiamo avuto molti cantieri sul territorio, ci sono stati molti ripristini di strade che sono state eseguite da Terna, tipo via Chiarini, tipo via Verrotti, via San Gottardo, la Nazionale ha visto anche l'esistenza di un cantiere, cioè tanti cantieri che ovviamente ci hanno fatto riflettere sull'inizio anche di questo cantiere, quindi per non creare ulteriori disagi alla circolazione abbiamo sospeso momentaneamente l'inizio del cantiere su via Vestina e allo stesso tempo abbiamo colto l'occasione per fare alcune riflessioni riguardo alcune migliorie che possono essere realizzate sul tracciato. Abbiamo pensato comunque di aspettare la fine dell'estate per far godere alla cittadinanza questi ultimi giorni di vacanze, insomma, di far godere appieno l'estate. Sicuramente a settembre inizieremo con i lavori e stiamo facendo alcune valutazioni in merito a dei sottoservizi presenti sul tracciato.